Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su A Plague Tale Requiem. Io sono Glacial Sphere ed oggi affronteremo quello che potrebbe essere il finale di questo videogioco. Siamo nel capitolo 16, Re Hugo, e dobbiamo giocarlo. Andiamo. Se vi siete persi quello che è successo negli scorsi capitoli, specialmente negli scorsi video, vi consiglio caldamente di andarlo a vedere perché è qualcosa di importante. Capirete perché ci troviamo in questa situazione quasi apocalittica. Detto ciò, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Godetevi il video e godetevi quello che potrebbe essere il finale della serie. Ehi, ciao, che ratones. Allora, dato che siamo nel finale, io direi. Ah, tra l'altro c'è una cesta qui che non avevo visto. Direi di potenziarci qualcosa. Ecco qua, vai, recupera tutto, prendi tutto. Abbiamo dato sfogo ad un bel po' di risorse nell'ultima battaglia, però come vedete siamo ancora pieni, abbastanza pieni. Vai, potenziamoci qualcosa tipo. Tra tutte queste, mi sa che, allora, allungando le corde le pietre tirate con la fionda sono più potenti e stordiscono i nemici più tempo, non è molto utile. Quella più utile mi sa che sia quella della balestra. Rinforzando i dardi della balestra, Missa può recuperare dai corpi nemici. Dai corpi dei nemici, questo non è male, lo prenderò. Ecco qua. Ecco, non si sblocca l'obiettivo perché io ho fatto quella cosa che avevo anticipato nello scorso video, ovvero sono venuto qui e ho potenziato tutto ricaricando sempre la sezione, così da non sprecare le mie risorse, i miei ingranaggi, i miei attrezzi e poter completare tutto. Uno alla volta, ovviamente. Aspetta, qui c'è qualcosa? No, da quello che so, qui dentro, cioè da quello che so, da quello che mostra il menu, qui dentro ci dovrebbe essere un fiore di Hugo. Ah, è questo. Ok. Quindi questo te lo danno proprio gratuitamente. Trova tutti i fiori. Ah, abbiamo trovato tutti i fiori, ottimo. Non me l'aspettavo. Di souvenir me ne sono perso qualcuno, anche di. Piuma di Hugo, sicuro. Minchia, cos'è? È la fine del mondo di Dark Souls 3, sta roba qua. Beh, un po' mi sa che si sono ispirati, eh. Un pochettino si sono ispirati. And my boat is wrecked anyway. Just tell me we can stop this. If we can get to him, maybe. But it'll be a deep dive. Listen, I'll go. I'm the one who... Amicia. We need whatever connects him to this world. And we're all tied to him. So... So let's dive. Tuffiamoci. Beh dai, si può fare un bel bagno in questo mare di latte. Aia, mi sa che Sofia qui ci lascia. I told you, I'm not made for land. Not for landing, that's for sure. Sorry. Don't be. You've done more than enough. Lucas and I, we've been through this before, sort of.
Not all legends need sailors, huh? That's sad. Go and come back with him. I'll see you under the sun. Comunque Amicia proprio Highlander totale, eh. Cioè vorrei ricordarvi che ma neanche 24 ore fa probabilmente si è presa 3 sparate, stava per morire dissanguata, si è presa una freccia in pancia, si è presa un colpo fortissimo in testa. Vabbè, dettagli dai. Ok. Ok. Va bene, andiamo. Ok, di là. Ok. Yes, lead the way. Vamos. Cura che si è bloccata? Infatti. Aspettiamo che arrivino i topi. Dai, la butteranno giù, no? Bravi. Bravi topi. Azz. Vabbè, andiamo al prossimo. Ah, era dall'altra parte. Corri. Ok, ci siamo. Via. Qui. Ole. Poverino Lucas. Poverino. Ok, dobbiamo andare là al prossimo. Va bene. Aspettiamo che passi ancora l'ondata di ratti. Lo tsunami di ratti, letteralmente. Eccoli, via. Ok, qua si passa qui dentro. Aspetta, eh. Aspetta, facciamoli passare prima. Non è che voglio che poi mi affettino i ratones. Ecco, vai. Vai, 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 vai. Ok, ce l'abbiamo fatta? Buono. Condensing around him. So much must be going on in there. What should we expect to find? Hard to tell. Think of it as a giant crucible where the macula Hugo and the nebula are emerging. The visions of a deceived child dissolving into the atmosphere, changing the world.
This is the last threshold. All natural laws stop here. So we must cross it too? To reach your brother, yes. Right. E si butta? Si va. Take a deep breath. Sarà rippato anche Lucas. Focus. You go fast. Find him. Ah, posso correre. Bene. Corriamo allora. Uccello. Vabbè, seguiamo l'uccello. Another one. What's going on? What's going on? What is this place? Altro uccellone. The phoenixes. Di qua. They showed the way. They must lead to him. Am I losing my mind? Certo, noi in Harry Potter c'era seguite i ragni, qui abbiamo seguite gli uccelli. Are you doing this? All natural laws stop here. Right, hang on to that. Did you put them here, Hugo? Why are you still following those birds? You did. Hugo! Oh, thank the Lord! Where are you? I'm here. I'm close. I can't see you! Because you're still looking back. Those birds are the only thing here! They're showing the way, aren't they? We tried that way, Amicia. And it was a lie. Not entirely. There was truth in it! It was a lie. And it brought death. People brought death! Hugo, I need a way to get you out of here! You need new ways. Things have changed, but... You're still thinking as if they haven't. I'm trying! Think, Amicia. He's somewhere around. Do something! Do something! New ways. Sto girando in tondo. Sto girando in tondo o no? Se continuo a seguire gli uccelli, mi sa che faccio la cosa sbagliata. Ho detto di trovare nuove strade. Quindi basta, non seguo più gli uccelli. Hanno rotto le balle, via, fuori. Andiamo dall'altra parte. Tiriamo dritti da qualche parte. Yes, infatti. I'll keep going. What's happening to me? I feel. I know you're lost and scared, but I'm with you. I'll do whatever it takes. Per me Hugo è già morto e sepolto, cioè non penso che lo salveremo.
What is that? Hugo, where Oddio. Are Sei intrappolato nella tua mente. I know. It's all right. You'll do it. I will. I'll do it again. I'll learn. Ok, quindi andiamo di nuovo da un'altra parte. Cioè non caghiamo gli uccelli, andiamo direttamente fuori. Ha detto che deve rifarlo. Questa volta non combattiamo. Sì, sì, ho capito, tranquilla, miss. Questa volta non combattiamoli proprio, cioè lasciamoli morire, cioè lasciamo morire Amicia. Hang on. Hang on. Se va ancora nella stessa zona di prima, eh. Sì, ok, siamo ancora qui. No, stavolta muori e basta. Non... No, no, cioè lasciati prendere. Scusami, No, the bloody phoenix is again. Oh, thank God, damn it. Ok, quindi magari non è così. Si fa? So harden yourself. It's not easy, that's all. But you see clearer now. You've learned. Yes, I'll finish this. I know. Devo andare via dagli uccelli. I need to go back. Oh, come on! You won't get me again. I'm getting to him. I'm getting him back. I'm on my way. All right. Stop making the same mistake. Ma cosa dovrei fare? Devo andare avanti? Non posso andare avanti. Posso andare indietro magari, nemmeno. Ora devo combattere magari. Una protezione illusoria. Devo spegnere il braciere, eh? Yes. A symbol of long ago. Your past beliefs. I need to kill it. Devo spegnerlo, infatti ho capito bene. Come faccio a spegnerlo? Con l'extinguish? Ah, giustamente. Vai. Non pensavo di avere altre munizioni perché c'erano munizioni infinite.
Pensavo fosse una cosa scrittata. I'm proud of you. Where are you? I'm here. Hugo, come, come. I thought I'd never see you again. Me too. I was so scared. But you've done it. Can you walk? Yes. Do you know how to get out of here? Yes, come. Let's go. Let's leave this hell. One way or another. Amicia, I thought you were dead. Sì, ma non è palesemente lui, cioè se lo sta immaginando Amicia in qualche modo. O comunque è illusorio. So I made a mistake. Hugo, we tried all we could. But it's a big mistake. So many people are dying right now. I can feel it. And it's just the beginning. Let's just get out of here. We can make it stop. We'll find Mother's house. And live. Really live. But... we've earned it. This place feels... familiar. The way out is at the very end. Hello. Can I do something for you? Hello? We met already. Sì, questo era il mercato, la roba... He killed her! La compagnia. Killed her? What the hell? What's going on? She's right. I'm doing this. How? I see no rats. It's the mistake I made. It's what I've become. Let's not stay here. Come. We need to fix this, Amicia. We'll find a solution, but first we must get out of here. Yes. Non posso andare più veloce di così di nuovo, eh? Questo è il mercato. I loved this place. And these people. You have to stop this. I can't. Just focus. You did it before. Have you already forgotten? It's a lie. It's the Macula playing tricks. I am the Macula now. I am. What? No. You know it could happen. It's too late. No, no, no. I let the Macula take all of me. Now this is what happens. I know. We must do something. We must stop people from dying. Maybe if we leave, it will stop. Hugo, can it stop? I'm eating them, Amicia. Not just them, but all the others. And even more as the rats spread. So this is the end? Not completely. We have one chance. The last one. Tell me. I'll do anything. I think you know already. You must stop me. To stop the Macula. Hugo, you can't ask me that. You're the only one who can stop me from becoming a monster. You're not a monster. I will be. If I kill all I love. All these nice things you showed me. I understand, but... Please, Amicia. I'll try. Allora, se però il finale, ok, il modo per fermare tutto è uccidere Hugo, posso dire che è leggermente una stronzata, perché bello il rapporto tra Amicia e Hugo, bello che magari è lei che dovrà ucciderlo. Però vuol dire che avevano ragione quelli di A Plague Tale Innocence, cioè i cattivi di A Plague Tale Innocence che volevano ammazzarlo, volevano prenderlo e farlo fuori. Avevano ragione, cioè... Goodbye, Amicia. I love you. I love you so much. But when you're gone, there'll be nothing else. I'll be alone. All alone. I can't. Oh.
I'm here. Can you stand up? Yes. He's there. Yes. Do you know what you have to do? Yes. Dai, andiamo. Andiamo, Lucas. Tuttavia, se i topi, se Hugo non controlla più i topi, perché non ci attaccano più? Cioè, se Hugo controlla i topi ma è diventato totalmente cattivo, è diventato la macchina, non può più fermarli dall'uccidere le persone, perché non ci attaccano? Perché lui in qualche modo riesce a far sì che noi ci avviciniamo per poterlo uccidere? No, era con la fionda? Con la fionda dobbiamo ucciderlo? Sì, con la fionda, no, che brutta cosa. Cioè, bella, brutta cosa per Amicia. Vabbè, non finisce palesemente così, sarebbe un po' una presa per il culo. Vediamo comunque i titoli di coda. Vediamo questi titoli di coda. Si possono mandare un po' più veloci? Ah no, non voglio saltarli, sapete che non mi piace saltare titoli di coda nel momento in cui completo un walkthrough qui su YouTube. È giusto che comunque chi ci ha lavorato abbia quel minimo di riconoscenza comunque nel vedersi comparire alla fine dei titoli di coda. Quindi lasciamoli andare nel frattempo. Parliamo un po' del gioco. Allora, io ho visto dei votoni dati a questo gioco, ho visto dei 9. Secondo me sono un po' troppo alti. Quello che fa tanto di questo gioco è quello che vedete scritto ora a schermo, il comparto artistico. Cioè, il comparto artistico è ciò che spinge questo gioco davvero su degli altri livelli. Però solamente quello. Perché se guardiamo in realtà il gameplay, ve ne rendete conto anche voi, specialmente nelle fasi action, che alla fine non sono così poche, perché ce ne sono un po' di fasi action, ci sono un po' di arene, non è che sia proprio a top questo gioco, non è un gioco da 9 in quegli aspetti. Così come la trama non è da 9. La trama è molto lenta all'inizio, molto macchinosa, se appunto il finale è proprio quello per cui Hugo deve morire, è un po' una mezza cavolata, perché era quello che volevano fare, se non ricordo male, i cattivi di A Plague Tale Innocence, ovvero del primo, ammazzare Hugo perché era il portatore della macchina. Cioè, Amicia, che l'ha protetto fino a questo momento, ha fatto sì che morissero un sacco di persone a caso per poi ucciderlo comunque. Quindi, alla fine si può dire che tutto il gioco sia improntato sul farci vedere Amicia che accetta questo destino di Hugo, però lo accetta quando non può fare più nient'altro. Cioè, non è un vero sacrificio questo. Hugo era già bello che è morto, anzi è lui che le chiede di ucciderlo. Quindi anche sulla trama avrei un po' da ridire, non è sicuramente una trama da 9. Comunque i titoli di coda sono finiti, vediamo se c'è dell'altro, come immagino ci sia. Completa il capitolo 16, completato, e abbiamo fatto un capitolo 17, l'eredità della famiglia De Ryun. Ah, la casetta in montagna, un anno dopo, ok. Vediamo un po' com'è continuata la loro vita. Lucas
Si è finalmente preso il premio? Amicia? O questa è... No, questa è Amicia, ok. Aveva i capelli così corti che non la riconoscevo. Pensavo fosse Lucas cresciuto. Ecco, molto bello il comparto appunto artistico e in cui è compreso anche quello sonoro. Cioè, questa musica qua è molto bella. Peccato che l'abbiano usato molto poco nel gioco, però. È bellissima da ascoltare nel menu. È bellissima da ascoltare in generale. Nel gioco ci sta molto poco. Ok, quindi Sofia o Sofia è sopravvissuta. Well, let's go. As you wish. I left the horses up there. Che si va a cavallo? So, what have you been up to these last months? Walking, fixing the house, trying to exhaust myself. Does it work? It's better. Yes, good. Oh, devo andare a rispondere al citofono. Un secondo, torno subito. Rieccomi. Had me pretty worried, you know. I'm fine, Sophia. It's been a year. Already. And how's the business going? Good. Doing more legal trading these days. Belle le farfalline lì. What happened? Well, I just want to live longer. Really? I like a quiet sea better than a storm. Speaking of which, we'll depart tomorrow. Great. Great. Is our alchemist coming? Lucas. Oh, no. He's still on the road. Studying. All by himself. They grew up so fast. He needed this. Whew. Getting chilly. Let's pick up the pace a bit. Ok, ci ha raccontato un po' quello che è successo in questo anno che non abbiamo visto. So, do you know where we can put you ashore? Not yet. But I think I'll know when I come across the signs. Of the macula? Yes. It leaves marks on things and people. I think I can find where the next carrier and protector will rise. The next plague. I want to set the path for them, like Aelia did for us. No use telling you just to rest, then. None. Fine. Ok, interessante quello che vuole fare Amicia. Di qua magari c'è qualcosa, posso andarci, no? It smells so good. And the quiet. Yes. I'll miss it. Interessante, interessante quello che vuole fare Amicia. Avremo quindi un terzo capitolo. Un terzo capitolo dove lei avrà a che fare con un nuovo portatore e una nuova portatrice della macchina. Cioè, o meglio, un nuovo portatore e una nuova protettrice. Sarebbe interessante. Sarebbe interessante a patto che non reiterino lo stesso concetto di gameplay. C'è ancora questo stealth abbastanza banale e non lo vorrei vedere nel terzo capitolo. Vorrei che sia un gioco magari un po' più story driven, un po' meno fate lo stealth in quest'area ripetute, con nemici ripetuti, non è mortale. Un po' come gli ultimi capitoli di questo videogioco. Cioè, questo videogioco potrebbe essere diviso in due. Fino al capitolo 10/11 è un gioco che per me è insufficiente. Dal capitolo 11 in poi, 12-11 in poi, è un gioco da 7/8. Pieno, pienissimo come voto. You're the only one I see. It won't take too long.
Ecco, togliessero appunto quelle parti molto noiose iniziali, che alla fine qui hanno costituito praticamente più di metà gioco. Sarebbe molto meglio. Fare un gioco più story driven, più concentrato sulla trama, magari migliorando anche le animazioni facciali che sono un po' bruttine. Potrebbe essere interessante. Fare qualche fase action un po' più bella. Io posso salire oppure posso scendere? No, non posso scendere. My bad. Però i paesaggi sono davvero belli, eh. Sea will look so flat compared to this. Il mare sembra così piatto. Ma la montagna è bellissima, ragazzi. Quanti come me preferiscono la montagna al mare? Nei commenti, scrivetemelo pure. Viva la montagna. Per carità, non disdegno il mare, eh. Mi ci diverto. Però la montagna è la montagna. Oh, e anche la musica del menu. You're guessing that. Però arrangiata in maniera diversa. Più soft. Più allegra. Ah, lei quindi li ha già trovati e messi al sicuro? Il portatore e la protettrice? Avevo capito che li stesse cercando, non che li avesse già trovati. Oppure non sta parlando a loro. Ok, questa è la tomba di Yugo. Palese. They didn't used to come here before. Knew you'd be good at making friends. I wasn't sure I was ready, but Sophia's here. I'm sorry. Why is it so hard? We never backed down, right? We held. May this earth remember how much you loved it. May it remember all you gave to protect it. I remember. And I won't let it be forgotten.
finisce proprio così. Ok, questo mi sa già più di finale. Può essere effettivamente un finale. Abbiamo altri titoli di coda, non credo che siano gli stessi di prima. Quindi possiamo continuare a parlare un po' del gioco. Allora, secondo me faranno un terzo capitolo. Potrebbero chiamarlo tipo A Plague Tale Legacy, che sarebbe Eredità. Non sarebbe male come titolo, però appunto potrebbero raccontare la storia della Amicia con il nuovo portatore e la nuova protettrice. Spero però che rendano il gioco un po' più originale, un po' più ritmato, perché come vi ho detto durante questo capitolo, la prima metà di questo gioco, anche un pochettino di più, fai il 60% di questo gioco iniziale, lo prendi, lo butti e il gioco ci guadagna solamente, perché parliamoci chiaro, sono aree ripetute spammate, enigmi con i ratti che abbiamo già fatto e rifatto nel primo capitolo, aree stealth con dei soldati semplici che abbiamo già fatto e rifatto nel primo capitolo. Quindi è proprio una cosa che, minestra riscaldata, non mi è piaciuta molto. Dal capitolo 12 circa in poi, i capitoli iniziano ad essere più corti, iniziano ad essere più vari. Abbiamo capitoli in cui si combatte e basta, capitoli in cui ci sono molti filmati, boss fight, arene. È molto più interessante, quindi ho apprezzato molto di più quella parte. Spero che un eventuale terzo capitolo possa essere così. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, eh. Fatemi sapere quali sono magari le vostre speranze e il vostro parere su questo videogioco, ora che potete darlo tranquillamente completo senza paura di fare spoiler. Spero che nel terzo capitolo, per esempio, le fasi stealth vengano fortemente ridimensionate. Non nel senso che voglio che siano più piccole, ma nel senso che voglio che siano di meno. Vorrei che siano un'eccezione, non la regola. Per esempio, al posto che fare 20 fasi stealth ripetute, spammate, come in questo capitolo, ne facessero magari 5. Non sarebbe male, 5 ma belle strutturate. Cioè che arrivi a una fase stealth e dici, wow, ok, qui possiamo fare un bel po' di roba, ci sono 2-3 cose che subito vedo, che posso fare, posso scegliere che approccio usare. Cioè, cose di questo tipo, non le fasi stealth che abbiamo visto specialmente all'inizio di questo videogioco. Davvero, cioè vai nel cespuglio, aspetta che il soldato passi, vai nell'altro cespuglio, aspetta che il soldato passi, vai nell'altro cespuglio, tira il sasso per far girare il soldato, vai nell'altro cespuglio. Cioè, una noia mortale, ragazze. Una noia davvero mortale. Poi vabbè, io sono uno che di base non è che ami proprio tanto lo stealth, però cioè non mi dispiace, non è un genere che odio. Solamente che quando me lo rendi così palloso, mi spiace, ma non è che possa farci molto, se non abbassare l'ipotetico voto che darei a questo gioco. Appunto, io è inutile che metta a dare voti, o meglio li do, ma non contano un cazzo, dato che non sono un recensore, non faccio parte di una di un giornale online, di una rivista online o di una rivista cartacea, men che meno. Quindi i miei voti sono completamente privi di valore. Però ecco, quello, il voto che darei a questo gioco sarebbe tra 7 e 8. Cioè non di più, non di meno. Comunque, oddio, non di meno. Cioè tra 6 e 8, ecco, io darei tra 7 e 8, ma se qualcuno gli dà un 6 e mezzo, non è che ruba qualcosa a qualcuno. Alla fine la parte davvero figa di questo videogioco è il finale e il comparto artistico, compreso quello sonoro, non solo visivo, eh. Quella è la parte figa di questo gioco. Sapete come la penso? Un videogioco che non eccelle nel gameplay, o comunque non ha un gameplay interessante e vario e insomma solido, non può andare oltre un 8. Cioè non, o è un videogioco che palesemente vuole essere una sorta di esperienza videoludica che dura 2 ore, e allora a quel punto ok. Può essere anche un videogioco che viene valutato più per altri aspetti, ma un videogioco come questo che ti dura tranquillamente 11, 12, ma anche 15 ore se vuoi essere un po' più completista, deve essere valutato prima di tutto in base al gameplay, perché 10, 12, 15 ore non sono poche. Non sono uno di quei giochini indie, dei progettini di una persona sola che ti dura 2-3 ore. Allora dici, vabbè, valutiamo il comparto artistico, valutiamo la trama, valutiamo la storia che viene narrata, e il gameplay, vabbè, è un walking simulator, lasciamolo lì, non è che influisca più tanto nel voto. Qui secondo me il gameplay deve influire nel voto. Il gameplay di questo gioco è tremendamente mediocre, davvero non c'è molto, non penso ci sia altro modo di descriverlo, è semplicemente mediocre come gameplay.
È uno stealth vecchissimo, vecchia scuola. Le fasi action sono abbastanza imbarazzanti. E se vogliamo parlare in generale del gameplay, è davvero qualcosa di estremamente visto e rivisto. Non è niente di eccezionale. Le animazioni non sono fantastiche. Non reggono sicuramente il passo con il comparto grafico in generale, che è molto più buono dal punto di vista qualitativo. Vabbè, la resa la vedete anche voi, se avete due occhi funzionanti la vedete anche voi, la resa grafica è davvero molto buona. Peccato che le animazioni non siano fantastiche, non solo quelle facciali, ma anche quelle dei movimenti dei personaggi. Non è che siano proprio al top, non stiamo parlando delle animazioni alla Red Dead Redemption 2 per intenderci. Quindi, poi, parlando anche della trama, la trama è come il resto del gioco. 60% di trama, praticamente abbastanza inutile, lento e banale, e finale invece più interessante. Ripeto, la scelta di far morire Hugo alla fine va a dare ragione ai cattivi del primo, quindi non la trovo troppo azzeccata, però probabilmente loro volevano far sì che Amicia rimanesse da sola, che Amicia vivesse la full experience di quello che vuole poter dire essere la protettrice, e che poi probabilmente andrà ad addestrare, andrà a scovare i prossimi portatori e protettrice, portatore e protettrice. Quindi probabilmente loro volevano arrivare a questo. Certo è che appunto facendo morire Hugo dai ragione a quelli che volevano ammazzarlo fin da subito. L'avessero ammazzato fin da subito, non ci sarebbero stati tutti questi morti, non sarebbero morte così tanta gente. Però vabbè, dettagli non tanto, stavo per dire dettagli non tanto perché è il focus della trama. Però ecco, appunto anche per questo motivo la trama non mi sento di premiarla più di tanto, è una trama che fa alla fine un compitino, una trama da 6 e mezzo, non di più. Detto ciò, quindi spero di avervi spiegato perché io non sono un entusiasta di questo gioco, non sono uno che darebbe 9 a questo videogioco, ma al massimo 7, 8, 8 per essere generosi, ecco. 8 per essere generosi perché il finale è davvero figo. Tolta la scelta di far morire Hugo. Ok, questo è il nuovo portatore della macula, palese. Neonato. Eccolo. Sarà ambientato ancora in Francia? Ah, non ci fanno vedere nient'altro. Va bene, è un teaser. Un teaser per il prossimo capitolo, per farci capire che loro volendo potrebbero benissimo fare un terzo. Avventura completata. Hai ricevuto una vernice speciale per la balestra, apri il menu extra per equipaggiarla e New Game Plus, ma anche no. Ora puoi creare uno slot per una nuova partita con un livello di difficoltà speciale e con tutte le voci del codice, i miglioramenti e i talenti ottenuti nella tua precedente partita. Anche no, grazie. Comunque, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di A Plague Tale Requiem, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, le prossime serie che porterò, e condividete questo video a tutti coloro a cui potrebbe interessare A Plague Tale Requiem. Quindi, vi ringrazio di nuovo per aver seguito questo video, alla prossima!